oggi in Italia. Sapete quanto guadagnano le discoteche ogni anno? Dai 400 milioni a 1 miliardo di euro. E sapete chi glieli dà questi soldi? Abbiamo serate da 18 anni e serate anche da 50 anni. Il mio grande dubbio è: quanto costa in media un tavolo in discoteca? Sui 300-500 il tavolo medio. Ok, queste sono le cifre medie. Ma i veri ricchi quanto arrivano a spendere? Sono cifre che superano i 3, 4, 5, 6 mila euro. Ma mica ogni settimana succede? Ogni settimana succede, ci ritroviamo a chiudere le prenotazioni il lunedì. Vanno all'asta i tavoli addirittura. All'asta? In che senso, Alex? Ci sono dei clienti che vogliono il tavolo stagionale, quindi ogni cazzo di data vogliono il tavolo in quella posizione perché vogliono le loro bottiglie che sono sempre quelle. Ma perché i ricchi pagano di più per sceglierselo il tavolo? Non capisco. Vicino alla console, vicino al DJ, hai più modo di farti vedere e quindi vuoi quella posizione. Adesso che so tutto anch'io, voglio vivere questa esperienza incredibile e capire perché i ricchi sono disposti a pagare così tanto. Ma non ho nessuna intenzione di spendere 3, 4, 5, 6 mila euro. Quindi ho scelto una delle migliori discoteche in Lombardia e ci sono andato di sabato. Mettetevi comodi perché state per guardare. Il primo step era riuscire a capire perché tutti spendono così tanti soldi in discoteca e per farlo l'ho chiesto alle persone fuori in fila che aspettavano di entrare. Quali sono le tre cose più importanti per divertirsi in discoteca? Figa, figa, figa. C'è chi la pensa in un modo e chi come Pietro ha tre motivi diversi. La figa. O forse non proprio. È parente di Dante lui. Il secondo? Per divertirsi con amici. Ma sicuramente il terzo ci stupirà. Due. A due, non ci arriviamo a tre, niente, va bene. Mentre le ragazze la pensano in modo diverso. Bevendo, ballando, limonando. Trovo anche qualcuno che non crede nelle sue doti. Se si cerca la donna, se si riesce a portare a casa è l'obiettivo principale. Se no si va avanti, si pensa alla prossima. E chi forse ci crede troppo. Si va figa. È molto importante come concetto. Per quelli con l'organo genitale maschile a cui ho chiesto, il messaggio era chiaro. La donna è l'emblema. Il protagonista. Una discoteca senza donne? Una merda. Certo, c'era anche chi aveva i suoi gusti. Le tre cose che ti fanno divertire di più in discoteca? L'alcol, gli amici, il cazzo, sono gay. Avevo capito, era il momento di passare allo step 2. Trovare un ricco disposto a pagarmi l'entrata per il tavolo. Chi è ricco qua? Alza la mano chi è ricco. Alza la mano chi è ricco, via. E dopo un veloce test scientifico. Alza la mano, lei è ricca, eccola. La mia nuova migliore amica. Riesco a stanare i ricchi. Come ti chiami? Camelia. Come? Camelia, come il... Tutto attaccato? Sì. Camelia mi farà entrare gratis in discoteca. Grazie Camelia. Davvero? No. Ma ecco anche le prime delusioni. Oh, comunque è vero che più ci avete i soldi più fate i tirchi. Però io non mi arrendo. Eccoli qui, i numeri uno, coloro che mi pagheranno l'ingresso. Abbiamo fatto il tavolo. Allora di chi? Te tocca, mo. Questo sarà il compleanno più bello della tua vita, lo sai perché? Perché? Perché ci sarò anche io tra la lista delle persone a cui pagherai l'entrata. No. Due no di fila. Quindi non me lo paghi? No, cazzo. Sono sconfortato e qualcuno sfrutta anche questo mio momento per farmi cambiare idea sull'obiettivo di vivere una serata da ricco. Entrare a tavoli da sfigati. Entrare a tavoli da sfigati, perché? Ma dai, ma perché spendi un botto e non ti diverti neanche. Tutti stronzi. Sono tutti stronzi quelli nel tavolo, no? È vero, è vero. Sicuramente a lei non piaceranno i ragazzi ricchi. Eh beh, l'uomo ricco ha suo fascino. Ah, vabbè, forse è arrivato il momento di cambiare tattica. Secondo te dove stanno quelli ricchi coi soldi in discoteca? Sei te quello ricco. Cazzo, ero qua a intervista a te. E dopo qualcuno che voleva scroccare da me. Sono già nel tavolo privé con le bottiglie. I ricchi quindi li trovo di là. Forse. Di là, da quella parte di là. Come i re magi trovo la retta via. Eccolo il numero uno. Tavolo stasera? Sì. Un sì che mi fa illuminare gli occhi più della sua testa calva. Eccolo, come ti chiami? Tritolo. Tritolo, mi fa capire. Tritolone, eccolo qui, il mio nome era amico, io e Tritolo, amici per sempre, possiamo dirlo? Chi sono i veri amici? Diciamo. Ma quando arriva il momento di pagare? Dai, tavolo tutti insieme, quanti siamo? 17. 17 più me, 18, che 17 porta male, va bene? No, no, porta fortuna invece. Ma che cazzo dici, 17 porta male? La nostra lunga amicizia. Dai, un'entratina in più.
che te costa? Si rompe così. Aspettando quegli altri. Aspettiamo quell'altro, però. Aspettate gli altri. Vabbè. Comanda. E dopo essermi giocato l'ultima carta a mia disposizione. Cose sessuali non penso ti piacciono, da me. Ce l'ho fidanzata. Appunto. Abbandono Tritolo per cercare altri ricchi. Giulia, è lei. Alessia, lo sapevo. Sei la mia nuova migliore amica insieme a Tritolo. Tritolo conosci? No, è un amico mio, vabbè. Ma prima di iniziare a scroccare ad Alessia, quanto è importante è avere il tavolo in discoteca per te? Tanto. Le chiedo cosa ne pensa di chi non ha il tavolo. Sono degli sfigati, dai. Come lo definirebbe? Uno che non spende tutti quei soldi. Veramente un poraggio, cioè. Sei proprio sicura, Alessia? No, non degli sfigati, sono... Cosa sono? Poverini. Poverini. Non ho capito. Poverini. Quindi quelli che non hanno il tavolo in discoteca sono dei poverini. Sentivo che lei era la persona giusta e quindi... Voglio che mi paghi il tavolo. No, non posso perché mio papà mi ha dato i soldi contati. Sono una figlia di papà e quindi mi dai i soldi il papà. Papà non gli aveva dato abbastanza soldi anche per me. Ma voi siete nel tavolo. Ma proprio quando sembrava finita... Chi sei tu? Come ti... Francesco. Francesco, il mio nuovo migliore amico, eccolo qui. Quando avevo perso tutte le speranze... E Tritolo, Giulia... Sì. Come ha detto che si chiama? Francesco. Francesco, eccolo qui. Francesco pagherà il tavolo a Gabrielluccio suo. Il miracolo accade. Tu sei uno di noi. Sei serio? Serio. Ce l'avevo fatta. Ma la mia domanda era quanto ero riuscito a scroccare. Quanto si spende per un tavolo? Oh, non so, 2K. 2000? Sì. A questo punto inizio a conoscere i miei nuovi amici ricchi con cui sarei stato al tavolo. Beatrice, Carolina. Ma senti, ma che ne pensate di quelli che non hanno il tavolo in discoteca? Poveracci. Non sanno stare al mondo. Ma noi stasera invece ci divertiremo tantissimo. E mentre ci avviciniamo all'ingresso. E questo che è? Non è niente. Questo che è? Quanto costa? Boh, 600 euro, poco. 600 euro poco. Scopro che le grandi sorprese erano appena iniziate. Dove siamo? Bordo console. Noi siamo bordo console. E dopo aver saltato la fila di persone che erano lì da un'ora. Si fa la fila per entrare. Quando dovete entrare con noi, fateci sapere. C'è qualcuno che non la prende proprio benissimo. Che ne pensate di quelli che saltano la fila come noi? Non mi esprimo. Perché? Non si fa. Giusto, non si fa. Anche se. Possiamo venire. Ma vi ho già rimorchiate così? Certo. Ah. Ma non potevo perdere tempo, era il momento di entrare. Paga tutto Francesco. E dopo che Francesco paga tutto. Questo è tavolo pane? Sì. Ci vengono consegnati i pass per accedere ad ogni tavolo della discoteca. Ero dentro ed era arrivato il momento dello step 3. Iniziare a scroccare tutto quello che potevo, ma prima dovevo capire da chi farlo. Cosa ne pensi dei poveri? Io sono povero. Ah, sarà entrato a scrocco come me. Quanto hai speso stasera? 1200. Così, tra camicia aperta e capezzolo in vista, mi faccio largo tra i ricchi. Cosa ne pensi dei poveri? Poverini. Ma potresti aiutarli facendo beneficenza? No. No? Non vuoi aiutare i poveri? No. E quando sei circondato da così tante menti intelligenti... Cosa ne pensi dei poveri? Che sono delle merde. Tutti ci tengono a dire la loro. E non esistono i poveri. O chi dice che esistono ma... Che tipo? O anche c'è chi ha una propria teoria. I poveri sono quelli in pista. Ma prima di continuare a scroccare dovevo sapere di più. Ma quanto è importante avere una bella macchina per fare colpo su una ragazza? C'è uno che c'ha l'Audi. Quanto l'hai pagata? 40. Capisco che per conquistare una ragazza, stando qua dentro al privé, si rimorchia di più. Sì, sì, è molto più facile. Stai qua, tocchi e vai. Non serve soltanto l'auto da 40.000 euro. Ne fissi una e poi vai sul sicuro. Guarda. Ne fissa una e va sul sicuro. Ti attrae di più l'uomo col privé? Che sì, perché offre da bere. Ma forse ne aveva fissata anche un'altra che chiede... È famoso? Te lo chiedo e torno. Sarà famoso? Mi ha chiesto se sei famoso. Solo nel local. E dopo aver fatto una foto con questo VIP famoso... Solo nel local. Conosco qualcuno che ha tecniche diverse dal nostro amico VIP. Ma quanto è importante avere una bella macchina per rimorchiare delle ragazze? L'importante non è la macchina, è il cazzo.
E dopo questa grande frase da intellettuale, a te attira di più l'uomo ricco, faccio un test con una ragazza. Ovvio. Che smonta la teoria del grande intellettuale. Preferisci l'uomo in panda o in Ferrari? In Ferrari. Ragazza che ci tiene anche a dare un consiglio a tutte le persone in povertà del mondo. Trovate uno sugar daddy, uno sugar mommy. Cos'è lo sugar daddy? È praticamente un anziano che ti dà i soldi. Tu ne hai uno? Sono alla ricerca di uno sugar daddy, anche perché devo partire tra 2 settimane, mi raccomando. Ma le scoperte che faccio grazie alla mia nuova amica. Quanto spendi tu in discoteca? Niente, mi offrono tutto. Non sono finite. Ah, se sei donna ti offrono tutto? Sì. Anche se c'è qualcuno che non accetta di farsi pagare tutto dagli altri. No, io sto con un povero, quindi no, sono ricca io. Ma non dovevo distrarmi, il tempo stringeva ed io dovevo ancora trovare la persona da cui scroccare. Così conosco Davide, che con i suoi capezzoli in vista si definisce: sono un ragazzo semplice che gli piace godersi la vita e spendere maggior parte di quello che guadagna. Lui poteva essere la persona che stavo cercando. Tu quanto hai speso stasera nel tavolo? Un millino più o meno. Anzi, senza poteva, lo era. Lo facciamo tutti i weekend. 1000, 2000. Centesimo più, centesimo meno. Davide ci tiene anche a precisare che ci abbiamo sempre il tavolo pieno di figa. Tutte nostre sono. E quando gli chiedo cosa ne pensi dei poveri? Devono muoversi il culo e lavorare come fanno tutti. Capisco che è la persona colta che cercavo. Sì, ma una cosa di soldi per la colazione domani ce l'hai. Quindi provo a scroccare. C'ho solo carta di credito. Così, deluso da Davide, il ragazzo semplice, mi faccio largo tra calvi in pista e gare di twerk per cercare altri ricchi dai quali scroccare. I soldi ce li abbiamo infiniti. Allora sfrutto la palla al balzo di questo umile ragazzo. A cosa di soldi per la colazione? Ce l'avevo fatta. Immortaliamo questo momento incredibile anche per ricordare che loro i soldi ce li abbiamo infiniti. Ma non faccio neanche in tempo a godermeli che io voglio dire solo una cosa. Ti ho chiesto fino adesso di essere intervistato. E dato che non aveva nulla di interessante da dire, noi la mandiamo in onda questa. Però una cosa di soldi me la regali così? 2 euro. Quanto c'hai? Io ci provo. Ho il 10 o il 20, non ricordo. Va bene, va bene. E cazzo, la colazione 20 euro. A Milano costa tanto. Ed ecco il secondo successo di fila. E quando pensavo che la serata non potesse andare meglio di così, Tritolo! Ho incontrato... Sei proprio tu, Tritolo? Sono io. Faccio l'ultimo tentativo. Noi ce ne stiamo andando. Amo, una cosa di soldi ce la lasci per la colazione di sto ragazzo? C'ho il bancomat. Beh, dammi il bancomat. Sì, cazzone. Purtroppo si era fatto tardi. Quindi, dopo aver scroccato il tavolo da 2K e un totale di 25 euro, me ne vado, portando con me tanti insegnamenti. Cosa ne pensi dei poveri? Che sono delle merde. E senza fare stupida retorica, ma potresti aiutarli facendo beneficenza? No. Vado via pensando che forse tutti dovremmo riflettere un po' di più. Quanto hai speso stasera? 1500. Sul fatto che siamo stati fortunati a nascere nel posto giusto al momento giusto. E non esistono dei poveri. E che se non pensassimo soltanto ai cazzi nostri. Qual è il vestito che hai pagato di più che hai nell'armadio? Oh, le chain, intorno ai 900 euro. Scopriremmo. Qual è la cifra più alta che hai speso per una bottiglia? Ieri sera 700. Che ci sono uomini, donne e bambini. Per una bottiglia? Che fanno fatica anche ad avere acqua pulita da bere. No, 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 non sono poveri. Mentre grandi organizzazioni umanitarie e intellettuali si interrogano su come risolvere questo problema, tutte nostre sono. Dentro questo microfono, un saluto ai poveri. Hanno detto questo.